Un progetto di archeoenologia nel cuore dell'Abruzzo a Tollo, in Contrada San Pietro, lì dove stavano reimpiantando il pecorino vitigno autoctono, nel 2013 la scoperta di una villa rustica romana di epoca imperiale. Importanti ritrovamenti che mostrano l'antica origine della produzione vitivinicola in zona e che fanno della nuova sede di Feudo Antico anche una sede museo per la valorizzazione e protezione degli antichi reperti. Qui si parla di sviluppo, qui si parla di tutela del passato. Vittorio Di Carlo, presidente di Feudo Antico. Oggi è un giorno di festa. Oggi è un giorno importante e anche di festa perché inauguriamo la nuova sede della società e la inauguriamo sui, diciamo, le emergenze archeologiche derivanti da una vecchia villa rustica romana di età imperiale. Un passato che è voluto tornare prepotentemente ad esserci. Sì, noi siamo stati lieti di poter contribuire a portare alla luce questi resti che sapevamo in parte esistessero su questo territorio, ma poi insieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Chieti e Pescara abbiamo approfondito la ricerca, abbiamo trovato due cisterne romane, un torcularium che alimentava le due cisterne e altri manufatti di epoca romana che dobbiamo ancora scoprire, indagare meglio e poi restaurare. Con questa convenzione inizia una collaborazione importantissima tra pubblico e privato. Si parla di sviluppo, ma si parla di recupero e conservazione di un passato e di un grande patrimonio. Dottoressa Rosaria Mencarelli, direttrice della Soprintendenza dell'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Chieti Pescara, l'importanza di questo protocollo d'intesa. Questo protocollo scaturisce da un lavoro lungo anni in cui pubblico e privato appunto si sono incontrati e il pubblico, ovvero la soprintendenza per conto del Ministero della Cultura, ha cercato di coadiuvare e di integrare le proprie necessità con quelle del privato, ovvero quello delle cantine di sviluppare la propria attività. Le cantine hanno incontrato sul loro cammino, facendo questo nuovo showroom, questo nuovo edificio, la villa romana su cui appunto si testimonia la presenza di una produzione secolare di vino e di olio e quindi continua la tradizione. E il privato ha assunto su di sé l'onere finanziario dello scavo e del progressivo restauro dei resti che stanno venendo in luce e che sono già venuti in luce. Tutti d'accordo gli intervenuti con la scelta di difendere e valorizzare questo esempio unico di archeoenologia, il vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il consigliere regionale Silvio Paolucci, il sindaco Angelo Radica, il presidente del consorzio d'OCG Tullum Tonino Verna.